All'interno della Sala della Concordia del Comune di Fano, questa mattina l'ente carnevalesca ha presentato il manifesto ufficiale del Carnevale di Fano 2021, un'opera firmata a Carlo Simoni. Colorato, gioioso, che dà energia e speranza. Sono questi gli elementi distintivi che il pittore e attore di fama nazionale, nonché nipote di Federico Seneca, ha voluto richiamare nel manifesto che accompagnerà dall'11 al 16 febbraio tutti gli appuntamenti dedicati alla manifestazione più antica d'Italia. Tra le raffigurazioni, oltre al Voulon, i luoghi caratteristici della città e un quadro raffigurante Dante Alighieri, tema di quest'anno. La cosa bella di questi simboli sono sempre la lotta contro ciò che non è bene per la società. Ecco, e io l'ho messo al centro su un piatto che è un pulpito, diciamo, però un pulpito di benessere, di speranza, di gioia, di voglia di energia, di vita, e quindi e vale per tutte, per tutti e per tutte le età. Ho acceso molti colori, come vedete, proprio per quello. Ho voluto proprio un pochino dire, guardate, che la vita è fatta di tante sfumature, di tante diversità, e se ci mettiamo tutti insieme troviamo un benessere generale. Soddisfatta di questa importante collaborazione, la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli. Sono 3 anni che abbiamo ripreso la tradizione dei manifesti d'autore e non potevamo non chiedere a Carlo Simoni di offrire alla sua città una sua opera. Ed ecco, ha prodotto un manifesto strabiliante, con dei colori accesi, allegri, che mettono voglia di vivere, speranza, e penso che in questo momento particolare sia proprio adatto. Ovviamente lo ringrazio e insomma rientrerà nei grandi manifesti d'autore del Carnevale di Fano. Alla conferenza stampa presente anche l'amministrazione con il sindaco Massimo Seri ed Etienne Lucarelli. Stiamo dando speranza, ha detto l'assessore, a quei mondi che in questo momento fanno fatica a vivere. Vedere i tanti artisti che si mettono in gioco con la loro passione, con la loro arte, la creatività, le tante persone che lavorano comunque dietro questo momento che stiamo realizzando apre il cuore, e dal cilindro del Voulon esce questo tricolore che è un po' un segno di unità, quindi un messaggio bello per il futuro. Futuro che ovviamente vogliamo vedere un'estate più bella, più aperta, e quindi la speranza di fare delle attività che possano far ricadere veramente le economie sulle attività economiche.